Noi non abbiamo inventato nulla di particolare, nel senso che gli orti urbani sono un'esigenza, un bisogno e più che altro una realtà da credo centinaia di anni, nascono spontanei un po' dappertutto. La differenza che noi crediamo di aver apportato a questo mondo è il fatto che siano gestiti, e cioè non sono in mano ad un comune, noi siamo dei privati che ad un prezzo comunale offriamo le possibilità alle famiglie di avere un proprio pezzo di terra. Ortaggi ed erbe aromatiche, fiori e fioriere. Non siamo in campagna, ma nella città di Torino. Abbiamo iniziato nel 2012 realizzando 100 orti urbani e sono subito diventati 200 prima della fine dell'estate. L'anno dopo li abbiamo raddoppiati, quest'anno abbiamo superato i 600 perché con un po' di esperienza e un sacco di richieste siamo riusciti ad ampliare l'offerta e abbiamo la fortuna di essere facilmente fruibili per i cittadini perché siamo a pochi metri dal centro e tutti insieme con un lavoro, grande lavoro comune, siamo riusciti a aumentare i servizi e riuscire a limitare i costi. Le persone sono attratte perché oltre ad avere la consapevolezza di quello che mangiano, quindi poter mangiare un qualcosa che è frutto del loro impegno, ma anche la tranquillità su quanto riguarda la sicurezza alimentare con tutto quello che si sente, è anche un ottimo modo per svagarsi, quindi passare del buon tempo in maniera positiva. Non perdere tempo, fare qualcosa, uscire di casa, vivere all'aperto. Salute per me, io sono un tipo che alle 6 la mattina ho 66 anni, non so cos'è una pastiglia, poi io sono vegetariano. Allora, sono andato in pensione e ho cercato qualche attività nuova e allora abbiamo pensato con lui di mettere su un orticello per coltivare un po' il materiale per il primo consumo della famiglia. Significa un po' un senso di libertà. Il bello ce l'abbiamo lì, il nostro nipotino che tutti i giorni è qua all'orto e corre con noi, gioca con noi, raccoglie i pomodori, impara un po' a vedere le cose come sono. A me è un'esperienza bellissima perché lavoravo nell'arma dei carabinieri. Sono andato in pensione e voglio stare all'aria aperta sempre. Noi cerchiamo di congregarci e far congregare al massimo le persone, dando una sequenza di servizi per poterci unire e ritrovare. Non solo orto e ortaggi, ma anche corsi di panificazione, di concimazione e di cucina, grigliate, piste da ballo e fattoria didattica. Abbiamo deciso di realizzare e dare la possibilità a tutti i ristoratori che vogliano anche poter comunicare ai loro clienti che la loro attenzione arriva fino lì, diamo la possibilità appunto di configurare un proprio orto. A seconda delle loro esigenze, le esigenze del proprio menù, le direttive del proprio chef, possono configurarsi appunto il proprio pezzo di terra. Ma grazie alla collaborazione con Coldiretti siamo riusciti a contribuire nella realizzazione di un orto urbano nel centro della città di Torino. Abbiamo ripreso un pezzo del territorio che prima era difficilmente fruibile per colpa di una sequenza di motivi legati alla droga, alle brutte frequentazioni della piazza. Adesso ha un volto completamente diverso, è aperto ai bimbi, è più solare, è più bello, è più fruibile, l'orto è di tutti, quindi un'idea strepitosa da Coldiretti che abbiamo subito abbracciato. Ora chiunque può raccogliere i frutti di stagione dell'orto. L'idea è stata sposata anche da ristoranti come il Pastis, che promuove il progetto Campagna Amica nel Piatto. E la gente è contenta, quindi i prodotti sono buoni, chilometro zero, e quindi che serviamo anche alla nostra clientela, proprio dal nostro orto urbano. E se il cliente mi chiede una caponata con la cucina con dei prodotti bio, effettivamente il cliente rimane contento e anch'io. Vengo qua perché, come puoi notare, qua c'è tutta roba naturale. Come puoi vedere, la caponatina fatta di verdure freschissime, che tra l'altro vengono raccolte nell'orto qua vicino. Questo servizio diamo la possibilità ai ristoranti di far parte del progetto Campagna Amica. Noi come azienda, essendo accreditati a questo servizio, possiamo aiutare ad aumentare il numero di questi ristoranti che, entrando in questo circuito, aiutano ad aumentare appunto questa rete. 600 orti per 740 famiglie, 4.000 persone coinvolte, 30 ristoranti. Dalla terra nasce sempre nuova vita.